Ciao ragazzi, e dopo una per noi pausa di credo 6 o 7 mesi, ben ritrovati a un nuovo video del canale. Siamo già con il fiatone, dopo penso 20 metri, siamo partiti da Arabba, più precisamente da Passo Campolongo, e dobbiamo raggiungere il rifugio Kostner. Dal parcheggio lungo la strada stiamo seguendo una lunettiera che, mannaggia, sale. E si va. Ti informo ufficialmente che abbiamo già fatto un centinaio di metri abbondanti di salita in 15 minuti. Benissimo, vuol dire che teniamo ancora botta. E ti informo anche che... Vabbè, intanto Brisby tira a caccia di farfalle. Ci aspetta un ottimo tempo davanti come nelle migliori tradizioni. Già. Salute. Grazie per essere passata davanti. In una mezz'oretta di salita molto guaiva abbiamo raggiunto l'arrivo della seggiovia e continuiamo a seguire i cartelli per il rifugio Kostner. Il sentiero si è fatto più stretto. Non siamo più sul mulattiere, adesso sul classico sentierino di montagna. In un'ora e un quarto abbiamo superato il sentiero che attraversava tutta quella serie di sbalzi tra le rocce, molto divertente. Adesso si apre un po' di più su vista montagna, Marmolada alla nostra sinistra, quello che si vede tra le nuvole. E mancano altri 300 metri circa da salire al rifugio. Io sono morto, tu sei morta. Brisby ha energia per tutti e due. Lei invece continua ad annaspare fra cacche e fiorellini. Oh, tempo per la pipì. Oh no, aspetta che mi sposto. In 2 ore e 10 e poco meno di 5 km siamo arrivati al rifugio Kostner sui 2500 metri, rifugio molto bello. Per essere metà luglio ragionavamo che, essendo sul gruppo del Sella, non c'è neanche tantissima gente. Il sentiero per arrivare è abbastanza tranquillo. La parte più impegnativa paradossalmente è stato quel tratto iniziale dove tira veramente parecchio. Poi c'è giusto un brevissimo tratto con un cordino metallico, ma
che serve più che altro per aiutarsi su qualche roccia scivolosa, quindi niente di che. E adesso ritorniamo indietro per il sentiero 638. Brisby, Brisby, andiamo, noi andiamo. Anche lei? Andiamo. Dun 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 dun. Scendendo abbiamo raggiunto il lago di Boè, che si trova proprio all'inizio tra i due tronconi della seggiovia, e da lì stiamo continuando a scendere per il sempre per il 638, che ci riporta direttamente a Campolongo, su quella che è chiaramente una pista da sci, per come scendi in maniera fetida e infame. In una decina di chilometri e 5 orette, tenendo conto anche delle varie pause e di Brisby che un po' ci rallenta e un po' cerca di tirarci giù dal dirupo. Beh, a volte anche ci riesce. Abbiamo chiuso questa deliziosa escursione al rifugio Kostner da Passo Campolongo. Hai sentito? Si vede che ho studiato in questi mesi. Non c'è molto da dire, camminata abbastanza semplice, ma comunque molto panoramica qui sul gruppo del Sella, perfetta per l'estate. Ribadisco che, essendo in uno dei luoghi un po' più, diciamo, turistici qui delle Dolomiti, non abbiamo trovato neanche tutta la marasma di gente che ci aspettavamo di trovare. Poi magari ad agosto sarà tutto un altro discorso, però a metà luglio la situazione è questa. Con questo è tutto, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link se foste interessati alla camminata, vi ricordo di fare tutte le vostre solite belle cose social e noi ci vediamo alla prossima escursione. Ciao!